È arrivato il momento della partenza, prima tappa Rozzano, raccatto Daniele e Roberto, colazione, moine e ammenicoli vari, e poi Ginevra. Farò il viaggio in compagnia di Kevin, ma mi sa che non è molto contento, un po' costretto. Oggi 8 luglio 2024 inizia la nostra avventura verso la Normandia e la Bretagna. Sono partito stamattina presto da Sondrio, ho raggiunto i miei amici Daniele e Roberto a Rozzano e adesso siamo sul traforo del Monte Bianco. Ovviamente vi ho risparmiato tutta la traversata autostradale da Rozzano fino a qui. Adesso pagheremo il biglietto. Destinazione finale della tappa odierna, Ginevra. Ovviamente sarebbe stato più bello fare passi alpini e montagne anziché il traforo, però oggi è una giornata di trasferimento e poi se arriviamo un pochino prima a Ginevra non è male, stiamo un po' in città. Buongiorno. Non ho capito, sono andata, sì. Grazie a lei. Osservare la distanza di sicurezza. Traforo del Monte Bianco, traffico regolamentato a 70 km orari. Mi sono perso Daniele e Roberto, qui non si può sorpassare per ovvi motivi. C'è anche una velocità minima 50 km orari, massimo 70. Adesso io imposto il cruise control a 70. E niente, questo è il traforo, ovviamente ve lo risparmio. A dopo. Mi è sparaflesciato un autovelox sugli occhi, ma non era rivolto a me, era per uno della corsia opposta che evidentemente aveva superato i 70. Valera! Ecco, siamo alla ricerca della strada giusta, perché la strada che avremmo dovuto percorrere era interrotta e adesso stiamo facendo un'alternativa, ma io non sono convinto che sia quella giusta. È bella, bellissima. Poi c'è questo rattoppo dell'asfalto che veramente sembra art deco. Senza neanche il tempo di entrare in Francia e già subito ci siamo persi. Il GPS, vabbè, ha fatto un po' le bizze, deviazioni un po' a destra, un po' a sinistra. Ci siamo ritrovati su una strada di montagna che ci portava chissà dove. Ma adesso torniamo indietro per superare la strada chiusa. Bene, mi sa che abbiamo trovato la retta via e oggi si va a zonzo per Ginevra. Eccola. E dopo deviazioni su deviazioni, strade chiuse a destra, a sinistra, su e giù, insomma adesso mi sa che ce la facciamo. Mancano 19 km alla nostra casetta e stiamo terminando con questa bella strada. Accanto all'appartamento che abbiamo preso abita uno svizzero davvero simpatico. Per favore disturbami solo per annunciare il secondo arrivo di Gesù Cristo, ma prima verifica che non è una diceria. Grazie. Eugene Smith. Simpatico. Oh, il ghepardo qui sulla moto, sul bauletto ci starebbe. No? Vabbè. Se magari volevate cominciare a pensare al mio regalo di Natale, magari anche anticiparlo. Alle nostre spalle c'è il negozio giusto. Vedete voi, cioè. Mi sa che la canna fumaria è più oramai estetica che non altro. È la casa dei poveracci. Patek Philippe, Rolex, Hermès, Dior, Cartier.
direzione Dijon. Dijon. Dobbiamo uscire dalla città per poi prendere una statale direzione Dijon. Solamente che becchiamo, ecco, adesso sono tutti verdi, fino a 5 secondi fa 1000 semafori sempre tutti rossi. Passeggiando per Ginevra, tra la la. Oh, la ruota panoramica. Uno dei ponti principali. Alle spalle Ginevra. Bella città, per carità, bello il lago, tante sedi di brand di lusso, prevalentemente orologi. Trovare una macchina al di sotto di 70-80 mila euro, manco per sogno. Soldi a palate, però, porco cane, un semaforo ogni 5 metri, un semaforo ogni 5 metri. Evidentemente le rotonde non piacciono ai ginevrini. Siamo qui in aperta campagna, dovremo, secondo me, anzi quasi sicuramente, scollinare quelle colline lì in fondo, direzione Dijon. Non so se notate la mia pronuncia francese perfetta, inglese, mastico un po' di tedesco, ma il francese proprio no. Capisco quello che è comprensibile perché è simile all'italiano, ma per il resto, su, dai che si comincia a salire un pelino, che c'è caldo, alla ricerca di fresco. Andem! Bella, bella questa strada, curvosa, paesaggistica e soprattutto fresca, 22 gradi, a Ginevra ce n'erano 26, e si sentivano. Bella l'ampiezza di queste curve, godibilissime. Io non sono uno di quelli che fa i super piegoni. Fra 7 km sconfiniamo ed entriamo in Francia. Allora, non sto facendo una foto, quindi puoi mangiare, sto facendo un video. Quindi noi adesso siamo qui, abbiamo superato Ginevra, quindi siamo qui, dobbiamo arrivare a Dijon e poi raggiungere questa città con un nome strano. Ecco, io, Daniela, io mastico bene un po' di tedesco, me la cavo molto bene con l'inglese, però col francese no. Cioè, io qua leggo, aspetta, dobbiamo arrivare a Troyes, non so come si pronuncia, quindi stasera andiamo a Troyes, Roberto. Sì, sì. Daniela. Sono 2 giorni che lo diciamo. No. Daniela, se tu vuoi venire con noi, no, io e Roberto andiamo a Troyes. In realtà è Troie. O Troia. No, Troie. Troie. Roberto, stasera andiamo a Troie. Mai successo in vita mia. Vedi? Abbiamo fatto una buona colazione, seconda colazione, a base di tortine buonissime, care come il fuoco, come tutto in Svizzera del resto. La Cure, confine Svizzera-Francia, Le Franco-Suisse, Douane La Cure. Sempre con la mia pronuncia perfetta. Benvenuti in Borgogna. Questa strada è un drittone interminabile,
molto bella dal punto di vista paesaggistico, però anche un po' noiosa. Mancano 95 km a Dijon e tutto procede bene. Bello questo effetto del saliscendi, chissà se rende sulla GoPro. Questa sembra essere proprio una bella strada in mezzo alle campagne. Molto bella e calda questa strada, 30 gradi, signori. E non ci lamentiamo perché in Valtellina ho lasciato la pioggia. Un'intera mandria di bisteccone, eccole lì, bistecche, tagliate. Le strade sono semplicemente meravigliose, ben asfaltate, pulite, ben tenute. Non mi ricorda per niente un altro paese, chissà quale. Balle di fieno, balle. Piattone, altro che pianura padana, grano a destra, grano a sinistra. Dentro la nube, chissà come si chiama questa mietitrebbia, o lo snè. Carina questa location. Siamo proprio immersi in mezzo ai campi. E qui si lavora duramente. Insomma, fanno tutte le macchine. C'è un filo d'ombra, manco a pagarla. Comincio ad essere un po' stanchino, non vedo l'ora di arrivare a Dijon per una sosta, caffè, qualcosa di fresco da bere. Mancano 13 km e dopo tutti questi campi di grano e anche di gran turco e anche di altre robe che non ho riconosciuto, non vedo l'ora di fermarmi un po'. Ci arrivati a Dijon, adesso alla ricerca di un parcheggio in centro. Io ho proprio bisogno di una bella bevanda ghiacciata, un po' di relax e soprattutto far riprendere forma al sedere, che adesso è un po' squadrato oltre che squarato. Squarato in siciliano vuol dire bollito. E dopo aver abbandonato Dijon, dopo che ci siamo rifocillati, eccoci sulla Route de Grand Champ, chissà perché si chiama così. Campi sterminati, bellissimi.
piano piano. Comunque veramente particolare la Borgogna, una zona rurale vasta, enorme, gigantesca, piatta e calda. Adesso si comincia un po' a respirare perché si sale, ma giù sui campi c'erano 32 gradi. Questa strada ti apre proprio il cuore. Ah, la vedi e ti si apre l'anima. Sarà forse perché io sono abituato alla Valtellina, che è una valle stretta, quindi con monti alti a destra e monti alti a sinistra e una striscia di cielo in alto. Ma questa strada mi apre la mente, un po' come il mare. Prime indicazioni per Troyat, 118 chilometri, dovrebbe essere una città molto bella. E siamo sulla Rue des Grands Champs, sulla strada dei grandi campi. A ben vedere, direi. A sinistra non so che coltivazioni sono, non lo capisco. Animali vivi all'interno, devo dire che si sente, è come se si sente. Per fortuna non riesco a condividere con voi questa sensazione. Ma sì, supero. C'era un odoraccio lì dietro. Continuo ad accendere e spegnere la GoPro, che quando la spengo poi un altro bel paesaggio. Passiamo il parabrezza, così si vede di più lo spettacolo della strada. Dritta, lunga, interminabile, bellissima. Qui non ho capito in che posto siamo. Siamo in Rue de la Libération, però non ho capito il posto, il comune. Impressionante, nel giro di poco tempo il meteo sta cambiando, è tutto nero, ci sono sempre 32 gradi, ma in fondo addirittura si vede che piove. Andiamo verso la pioggia, allegria. Mancano 25 km a Troyat. Io vorrei evitare di bagnarmi, possibilmente, almeno per oggi. Avranno pure concimato da poco, c'è una gran puzza di concime, cioè proprio non si regge. Abbiamo acqua, sì, mi sa che non la scampiamo. E poi c'è una puzza di cacca, mamma mia. Mancano solo 16 km a Troyat, ma il cielo è nerissimo. Sarà una lotta contro la pioggia. Ho fatto in tempo a togliere la GoPro ed è venuto giù il finimondo. Porco cane, in 7 km è venuto giù tutto quello che non abbiamo preso in un giorno. Ha già smesso. Siamo arrivati e ha smesso. Hai visto? Ci ha lavato la moto. Oggi terzo giorno del nostro viaggio in Normandia-Bretagna, ripartiamo da Troyat. Cielo nero, ma andando verso il nord la situazione meteorologica dovrebbe migliorare. Adesso noi stiamo cercando un vicoletto che si chiama Ruelle des Chats, che dovrebbe essere molto particolare, con tutte le case a graticcio. Questo paese è strapieno di case a graticcio molto antiche,
Eccole qua, qua ce ne sono alcune, qua ce ne sono altre, ce ne sono circa 3.000. Peraltro ieri sera leggevo che Troyon è un centro molto importante anche per la produzione di champagne, perché qui addirittura si produce un quarto della produzione totale. Buongiorno! La destinazione di oggi è Abbeville. Praticamente Abbeville non è proprio sul mare, ma a ridosso. Ci fermeremo un giorno, ne approfitteremo per andare a visitare Calais e altre zone storiche dei dintorni. Case a graticcio di ogni genere, di ogni colore, di ogni forgia e di ogni pendenza, perché sono tutte storte, tutte. Adesso dobbiamo cercare un bel parcheggio. Con i campi di grano sterminati, con un cielo bello pittoresco, visto le previsioni, in teoria andando su verso il nord il meteo non dovrebbe riservare brutte sorprese, anzi andiamo verso il caldo, speriamo. Probabilmente in video non rende, ma cioè vedere questi campi sterminati è veramente un bel colpo d'occhio. Ci sono le balle di fieno ovunque. In strada si incontrano un sacco di mezzi agricoli che ovviamente sono tutti collegati a questa attività. Balle di fieno, balle di fieno. Ne volete una? A me le paleoliche piacciono da morire, perché mi danno la sensazione che siano dei giganti buoni, che producono energia pulita con questa rotazione lenta, costante. Oh, che bello questo lungo fiume! Andiamo a vedere quanto è bello. Stato il periodo della fioritura delle ninfee, sarebbe stata una roba mozzafiato, in effetti. Questo fiume è la Marna, colori splendidi, veramente belli, varie tonalità di azzurro, grigio, verde, anche del blu. Vedi in video che adesso comincia un delicato saliscendi, tenerissimo, dolcissimo, che stimola proprio il sonno. Ti lasci cullare da questa strada che fa su e giù, su e giù. Anna. Scritto con la S, non con la C, quindi non come il pittore.
Adesso abbandoniamo Cézanne per dirigerci a Château de Thierry. E il nome fa già intendere che c'è un bel castello. Marcondirondirondello. Questo è impressionante, sembra quasi che si stia per arrivare all'altro mondo. Ma dove si va qui? La strada per il paradiso. Tutta dritta, interminabile. Sempre lungo la route touristique della Champagne. Anche questo è un piccolo centro molto caratteristico e già si comincia a percepire. Saliremo su questo ponte e attraverseremo la Marna, poi ci fermeremo a fare qualche foto sicuramente. Comincio a non poterne più di questi campi di grano. Non finiscono più. Ma quanto sono grandi! Incredibile, un tornantino. Mi sveglio un po', dai. Destra, sinistra. Era da un po' che non lo dicevo. Dopo non so quanti chilometri di strada drittissima. A destra oro, a sinistra verde. Campi dorati e campi verdi. Campi, 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 non ne posso più. Adesso è al contrario, a destra verde e a sinistra giallo. Almeno variamo un po'. Carichiamo un vitellino e ce lo facciamo stasera. No, poverino. Mettiamo di traverso. E come tanti paesi del nord Europa che si rispettino, costruzioni in mattoni rossi. Non so se è una regola, però in tutti i posti del nord Europa in cui sono stato ho sempre trovato mattoni rossi. Io sono cotto, immagino pure Roberto, non vediamo l'ora di arrivare, abbiamo fame, sete, voglia di mettere le chiappe su un divano o sul letto. Per terminare questa giornata molto chilometrica.
sono le 9:20 e ancora c'è il sole. Si vede che siamo al nord. Ciao, sono le 22:15 e qui ad Abbeville c'è ancora questo cielo.